Allora, mi sembra che sono emersi elementi chiarissimi di ipocrisia di Stato in questo. Tant'è vero che noi utilizziamo un'espressione che non piace molto, che è quella dello Stato come un grande biscazziere. Voglio semplicemente elencarne alcuni. Il primo è quello che diceva anche prima il dottor Palese, dicendo che si va ad agire sulle macchinette a più basso rischio, mentre in qualche modo si lascia, come dire, più aperto il mercato delle macchinette ad alto rischio. Si toglie la macchinetta da un bar, la si toglie anche da un albergo, ma si creano questi mini casinò in cui la cultura del mini casinò viene a passare la giornata al casinò, perché lì c'è non solo le macchinette, non solo i luoghi di scommessa, le macchinette che ci sono macchinette che promettono livelli di vincite molto più alte, puoi pranzare, ci sono addirittura le Certo, c'è guarderie un con i bambini, contesto. c'è un contesto che crea e mantiene il bisogno di gioco. E poi, con tutto rispetto, con tutto il guadagno che lo Stato fa dal gioco, l'investimento che fa in termini di cura di quelle che sono le Le cosiddette patologie che ludopatie e arrivano da comunque la lì. dipendenza grave dal gioco d'azzardo è risibile. Risibile, perché parliamo di 200 milioni, attenzione, che coprono i LEA, i livelli essenziali di assistenza, all'interno dei quali c'è anche il gioco A d'azzardo. fronte di 10 A miliardi e fronte mezzo dei di 10 incasso miliardi, nel voglio dire, mi sembra 2016, veramente dottor Palese. paradossale che si possa parlare di un investimento adeguato. Però mi piacerebbe anche dire una cosa, che se fosse vero nell'intenzione del governo quello che il consulente economico di Palazzo Chigi, quindi persona del tutto autorevole, ci sta dicendo, noi avremmo approvato in precedenza una legge che è stata approvata in commissione il 26 giugno del 2014, e che aveva un taglio rivolto esattamente alla prevenzione attraverso lo stop alla pubblicità e attraverso iniziative concrete di formazione, aveva come suo obiettivo quello della cura del paziente affetto da dipendenza grave dal gioco d'azzardo e prevedeva una terza fase che era quella di sostenere famiglie che si fossero in qualche modo rovinate col gioco d'azzardo attraverso le stesse dinamiche che riguardano la legge antiusura. Tutto ciò non è Tutto ciò non è passato. passato perché il governo affronta questo problema esclusivamente Dal punto di avendo come vista punto di economico, i riferimento 10 miliardi. 10,5 miliardi delle famiglie, di tutti quegli esempi che voi ci avete mostrato attraverso questa carrellata che è la via Tiburtina con tutti questi luoghi, in realtà non sono interessati a prenderli in considerazione, li considerano come casi marginali. Viceversa, lì sta la vita e però loro ci dicono che qui stanno i soldi.